Bentrovati ad un nuovo video firmato FabioAmbrosi.it. Questo video non è dedicato a After Effects, non è dedicato a Premiere Pro e non parleremo di creazione di contenuti multimediali. In questo video voglio mostrarvi come si utilizza un gioco, perché di quello stiamo parlando, che però è forse qualcosina in più di un gioco, eh? Sto parlando del simulatore di volo forse più longevo nella storia dei simulatori di volo, Flight Simulator 2020. È uscita questa nuova versione lo scorso 18 agosto, ne abbiamo già parlato sia sul sito fabioambrosi.it sia su questo canale YouTube. Abbiamo visto la grafica migliorata, eccezionale, tutto quello che volete, ma qualcuno mi ha scritto: ma come si fa a volare con un aereo di linea, con un Airbus per esempio? Non ho trovato delle guide, come si fa? Non parlo bene inglese, quindi i video tutorial che ho visto su YouTube non li capisco. Ecco, questo video è dedicato a coloro che non hanno mai aperto Flight Simulator o che non hanno mai adoperato un aereo né reale né virtuale in vita propria. Questo lo dico perché molte delle persone che magari vedranno questo video sono esperti viaggiatori, esperti piloti virtuali di compagnie virtuali in network online. Ne cito soltanto due, Vatsim e Ivao, che sono i network principali per il multiplayer nel volo simulato. Ecco, questo video non è dedicato a quelli bravi, ecco, è un video dedicato a chi proprio non ha mai messo mano a un simulatore di volo. Pertanto non parleremo di procedure, non parleremo di regole da seguire, cercheremo di dare delle indicazioni di massima, ma non ho nessuna intenzione di essere fedele alle regole che invece ci sono e che, se giochiamo in multiplayer, in network importanti come quelli che ho citato prima, dobbiamo seguire. Quindi se vogliamo giocare con altre persone online, con la torre di controllo vera, con un aeroporto, con altri giocatori, dobbiamo seguire delle regole e dobbiamo studiare un pochettino. Se però volete intanto vedere come si fa, come si avvia e come si fa un voletto con un Airbus, per esempio quello che faremo oggi da Roma Ciampino, aeroporto piccolino, fino a Napoli Capo di Chino, ecco, questo è il video che fa per voi. Perfetto? Ok, una volta avviato il gioco, e lo abbiamo visto già la volta scorsa, questa è l'interfaccia che appare. Diverse finestrelle, diversi quadrati. Un consiglio, fate una capatina qui sulle opzioni, modificate le impostazioni della vostra grafica. Probabilmente il vostro computer non è abbastanza performante da alzare tutti questi parametri e metterli al massimo, ok? Io stesso, anche se sto registrando, faccio un po' di fatica, quindi probabilmente qualcosina la andrò ad abbassare, perdendo in qualità della grafica, perdendo in effetti, però ne guadagneremo in velocità di esecuzione e in frame rate, ok? Quindi sicuramente una capatina qui sulle opzioni fatela. Poi io ho impostato tutto in inglese per una questione di praticità mia personale, ma se voi l'inglese non lo masticate, e comunque di default già è così, in questa schermata trovate diverse impostazioni, tra cui la possibilità di modificare il linguaggio e scegliere per esempio l'italiano, il tedesco, quello che volete voi, insomma la lingua in cui vi trovate voi più a vostro agio. Quando siete sicuri, cliccate su apply and save e tutto finisce qui, ok? Per le impostazioni buttate un occhio poi ai vari settaggi che potete personalizzare. Perfetto, ok, discard, non voglio salvare nulla. O meglio, no, scusate, forse sì, vogliamo salvare le impostazioni della grafica che sono troppo alte per me, visto che sto anche registrando, quindi abbasseremo un pochettino forse la qualità, ma dicevo, ci guadagneremo molto in performance. Ok, potete ovviamente modificare i controlli se avete un joystick, modificare il livello di realismo, ma saltiamo, andiamo rapidamente al pannello che ci permette di iniziare a giocare, che è questo, il primo, World Map, mappa del mondo. In altre parole, la riproduzione del pianeta Terra, dove troverete però tutti gli aeroporti più importanti che sono presenti sul nostro pianeta, ok? Di default magari avrete difficoltà ad individuare l'aeroporto che voi preferite, ma c'è un simpatico elenco che potete sfruttare per cercare per esempio il nostro aeroporto di partenza, che è Ciampino. Eccolo qui, aeroporto di Ciampino.
Fantastico. Non vogliamo partire dalla pista, ovviamente, ma vogliamo partire da un gate. Ora, lo dico per quelli invece che già hanno giocato in Flight Simulator. Ovviamente nei prossimi mesi usciranno degli add-on, degli aeroporti che ti permetteranno anche di avere una fedeltà quasi al 100% con la realtà, al punto da poter utilizzare per esempio le mappe aeroportuali vere e proprie. Questa è la prima release di Flight Simulator, ancora è presto per avere degli aeroporti che siano totalmente... come si dice, totalmente avvicini alla realtà, quindi dobbiamo scegliere un parking senza però avere la pretesa che questo parking sia effettivamente corrispondente a quelli che troveremmo veramente se andassimo per esempio a Ciampino. Una piccola parentesi, potete aprire i filtri qui in basso e potete impostare il modo con cui visualizzare per esempio la mappa qui che stiamo vedendo. Vedete, adesso ho cambiato e ho messo in blend, quindi vedremo un po' di visualizzazione dal satellite, poi quando stringiamo vediamo un po' una stilizzazione della nostra cartina. Questi puntini che vedete sono dei punti aeronautici. Qui abbiamo il nostro aeroporto di Ciampino e da qui partiremo per andare verso dove? Andiamo oggi verso Napoli, quindi nel Select Arrival Airport cerchiamo Napoli o Naples, come viene chiamato in inglese, capo di chino, LIRN. Questi sono codici ICAO, lo dico per i nuovi. Ogni aeroporto ha un proprio codice, quindi se li conoscete, e credetemi, se giocherete molto a Flight Simulator imparerete a conoscerli, saprete che ogni aeroporto ha un codice. Capo di chino, LIRN, Ciampino è Lira, Lima India Romeo Alfa. Ok, abbiamo impostato l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di arrivo, scegliamo l'aereo. Io già ho scelto l'Airbus, come dicevo, A320neo, uscito nel 2014, un nuovo aereo della flotta degli Airbus, ma se preferite potete scegliere un Boeing o altre tipologie di veicoli. Noi voleremo quest'oggi con un Airbus, quindi quello che farò sarà valido chiaramente per l'Airbus. Se utilizzerete il Boeing ci saranno altre procedure, altre operazioni da fare, ma concentriamoci su un aereo per volta perché è già abbastanza complicato così. Bene, scelto l'aereo da utilizzare, potremmo scegliere, e in futuro se le installerete, perché le acquisterete o le troverete online gratuitamente, le livree, se per esempio avete voglia di volare come se voi stesse pilotando un aereo dell'Alitalia per esempio o un aereo della Vueling. Potremmo scegliere, quando saremo bravi, di impostare il carburante. Ora lasciamo le cose come sono per non complicarci la vita. Potremmo anche scegliere, sempre quando saremo molto bravi, di simulare dei guasti in volo, ok? Per addestrarci a risolvere problemi improvvisi. E questo magari è carino, possiamo scegliere di darci un nome, un call sign con cui ci chiamerà la torre di controllo. Per esempio, AZA 138. Alfa Zulu Alfa 138, così ci chiameranno dalla torre di controllo. Torre di controllo che vedrete sarà l'elemento forse più importante, o uno degli elementi più importanti del nostro volo. Qualunque volo che voi fate con un Airbus deve essere controllato da una torre di controllo. Si chiama volo strumentale perché per potervi spostare da un punto A a un punto B utilizzerete delle procedure, utilizzerete degli strumenti di bordo e sarete appunto gestiti da un autore di controllo. Il tipo di volo lo impostate qui, su questo menu che appare subito sotto l'aereo. VFR è una tipologia di volo detto a vista, vale a dire per poter volare VFR dovete sempre poter guardare il terreno e orientarvi seguendo i punti di riferimento che trovate a livello geografico intorno a voi, laghi, montagne, autostrade e compagnia dicendo. Chiaramente con un Airbus voleremo alti, non possiamo volare VFR, voleremo tramite il volo strumentale. Se siete curiosi, con un volo strumentale potete volare per esempio con un Cessna, ok? Aerei più piccolini. Voleremo con volo strumentale, quindi IFR, low altitude, perché non andremo altissimi. Utilizzeremo delle aerovie non a quote troppo elevate, essendo il volo piuttosto a breve raggio, ok? Notate come Flight Simulator automaticamente ci generi questa, che è
una rotta da seguire. Non possiamo andare dove vogliamo con un volo strumentale. Dobbiamo seguire una rotta prestabilita, delle autostrade, autostrade del cielo. Quindi partiremo da Lira, che è il nostro aeroporto di Ciampino, seguiremo poi andando verso Pemar, che è un punto rotta, si dice, ok? È un punto geografico con delle coordinate ben precise che dovremo raggiungere. Poi prenderemo un'aerovia e raggiungeremo altri punti rotta fino ad arrivare all'ultimo punto rotta, che è l'ultimo punto che ci porterà diritto verso l'aeroporto di Napoli Capodichino. Questo è quello che faremo. Sto semplificando, lo ricordo. Se siete bravi con Flight Simulator e già giocate con questo gioco con altre persone, saprete meglio di me che non è così semplice. Le rotte magari vanno costruite in base a eventi, in base al meteo, ci sono tante altre cose da aggiungere, da studiare, le procedure per decollare, non è che prendete e partite, ci sono delle procedure a cui verrete autorizzati dalla torre di controllo. Ma ripeto, stiamo facendo un volo semplice per chi non ha mai volato in vita propria, quindi lasciamo tutto in sospeso e andiamo rapidissimamente avanti. Scegliamo le condizioni del volo. Noi giocheremo da soli, non online per adesso, offline quindi. Avremo un controllo del traffico aereo per divertirci un pochettino. E per quanto riguarda il meteo, possiamo scegliere di volare live, quindi alle 19.57 di oggi, giovedì 3 settembre 2020, con queste condizioni del meteo, che sono quelle reali che abbiamo a Ciampino e abbiamo a Napoli, oppure possiamo personalizzare il tutto. Possiamo personalizzare il meteo, che però io vi dico subito lascerò reale. Possiamo personalizzare l'orario. Non voglio partire per esempio alle 19.57, voglio partire alle 16.07. 14.07 Unified Time System. No, UTC non ricordo cosa significhi, perdonatemi. Comunque è il tempo universale, ecco, facciamo così. Greenwich, ok? Bene, detto questo, avendo impostato tutti i parametri per poter iniziare a volare, dobbiamo solo cliccare sul bottoncino Fly e sederci comodi e allacciare le cinture di sicurezza, perché tra poco configureremo il nostro aereo per decollare da Roma Ciampino diretti verso Napoli Capodichino. Impiegherà un po' di tempo a caricare lo scenario perché sto anche registrando, quindi fermo un secondo la registrazione. Nel prossimo video vedremo tutte le procedure da fare per parlare con la torre di controllo, farci dare l'autorizzazione per il taxi, farci dare poi l'autorizzazione per il decollo, decollare, arrivare ad una quota di crociera e dirigerci così verso Napoli. Al prossimo video, nel frattempo www.fabioambrosi.it, segnatevi, registratevi a questo canale YouTube e mettete un like, mi raccomando, e cercatemi su Facebook. La pagina, la sapete bene ormai, è Fabio Ambrosi. Al prossimo video, dove continueremo. A tra poco!